Dico questo, ci sono due piani di questa discussione. Allora, io credo che in quel caso lì il Presidente Pittella si riferisse agli accordi già sottoscritti, e in particolare agli accordi su Viggiano e su Corleto, quindi Eni e Total. E quindi in quella sua dichiarazione è probabile che lui affermasse anche ciò che ha in qualche modo visto il coinvolgimento del Consiglio regionale della Basilicata, cioè del dire oltre quegli accordi non un barile in più, cioè oltre 154.000 barili che mettono insieme l'attività estrattiva su Viggiano e 104.000 barili e 50.000 barili su Corleto, oltre questa attività estrattiva in qualche modo non si può andare né in mare e né in terraferma. Questa è, credo, la dichiarazione del presidente Pittella. Io voglio crederci, penso che mantenga questa posizione. C'è un secondo piano, che è un secondo piano di tipo più politico, dove dal mio punto di vista si è misurato l'errore di Pittella. E cioè, nel dibattito che ha riguardato l'articolo 38, la legge, il cosiddetto decreto Sblocca Italia, la percezione che lui ha dato ai lucani, nelle posizioni assunte, è di essere più verso Renzi che non verso, in qualche modo, il governo nazionale, guidato ovviamente dal presidente Renzi, che non verso la tutela del territorio. Perché faccio questa considerazione? Perché io mi sono trovato a gestire vicende molto complicate, francamente, anche sul piano politico, nel Consiglio regionale e nel mio partito, e anche nella relazione con Pittella, con molta franchezza. La prima è stata quando io ho detto: guardate che questo articolo 38, al di là dei nostri desideri, ci toglie poteri. E quindi le chiacchiere che noi possiamo dire basta oltre 154.000 barili, da qui a 3-4 anni, mettiamo nel caso che non ci siamo più noi, che non c'è più Pittella, qualcun altro può decidere che si vada oltre 154.000 barili. Se non hai i poteri, come fai a decidere? E allora mi dissero, e qui c'è una responsabilità, un errore, secondo me, di Pittella, che io lo dicevo per posizione politica, perché avevo perso le primarie con Pittella e quindi volevo la rivincita. Cioè, ogni qualvolta si pone una questione di merito, cioè delle carte, c'è scritto, allora si butta in politica, perché non si vuole stare al merito dei problemi, sul merito delle vicende, e la si butta in politica. Poi però ho avuto ragione, perché la Basilicata, come io avrei voluto, non ha impugnato l'articolo 38. E io ho mantenuto un vincolo di maggioranza e di partito, lo dico, perché io volevo che si impugnasse, ma sono stato a un deliberato del mio partito. Quando si dice la corazza fa il pierino, è un po' discolo, cerca spazi politici, no, io parlo di cose concrete, di norme. E dopodiché però lo stesso presidente Pittella, quando ha visto l'attuazione dell'articolo 38, ha chiamato a raccolta i sindaci, i lucani, ha chiamato il presidente Oliverio della Calabria, il presidente Emiliano della Puglia a Policore, per dire se si va avanti, soprattutto sul mare, in quell'occasione lì, di fronte alle coste di Policore, di Scanzano, nelle acque ioniche, noi faremo il referendum. E io sono partito con il referendum. Però lo devo dire, non sarei sincero se non dicessi questo. Io ho affrontato una partita referendaria molto complicata. Mi sono sentito solo, diciamo, di quella politica che avrebbe, dal mio punto di vista, dovuto mettere più peso, a cominciare dal mio presidente della regione, che al di là della differenza, delle posizioni politiche antidialettiche, l'avrei voluto vedere più in campo. Non è facile affrontare questa solitudine in uno scontro nel quale dall'altra parte hai governo, compagnie petrolifere, pezzi di mondo dell'industria. Non è facile, ti assicuro, però ho retto abbastanza, la salute, diciamo, me lo consente. Ci sono stati tanti altri amici che voglio ringraziare, consentemi questo aspetto, amici anche che ti sono stati vicini, che curavano i social network, che ti incoraggiavano, che vivevano in te, con te questa battaglia, altri anche amici delle istituzioni, alcuni parlamentari, anche alcuni consiglieri regionali,
che voglio ringraziare, perché se in Basilicata hanno votato 240.000 lucani, significa che non è nostra, e mi consentirai questa presunzione della quale chiedo scusa a tutti, non è mia la solitudine. La solitudine è di chi non mette l'orecchio a terra e non comprende cosa in questo momento il popolo pensa. Quella è solitudine.